Salve, oggi vediamo questo prodottino di Elec Gear che si propone per eliminare la flessione del PCB con la IHSS in modo che da poter dare una temperatura migliore sia in uso che in idle. E questo perché effettivamente magari non è stato progettato perfettamente questa CPU. Per cui oggi andiamo a montare questo modellino, così farò vedere il video in montaggio e poi dopo nell'articolo il risultato dei test. Questo che è in alluminio e nella confezione troviamo anche una pasta termoconduttiva che chiaramente non uso, la chiave adatta per togliere queste viti che fissano il bracket originale Intel e chiaramente quello per pulire isopropilico, salviettine isopropilico. Allora, come avete visto qui loro offrono questa chiave, però io preferisco andare con questo cacciavite di EKWB che ha una frizione a 0,60 Nm, non mi ricordo mai cosa significa. Comunque, perlomeno evita di poter stringere alla morte e evita dei danni. Quindi, ora procediamo al smontaggio del bracket e al montaggio del supportino anti-bending. Vediamo com'è e poi come funziona. Allora, una cosa positiva, innanzitutto togliamo la levetta, una cosa positiva è che si può fare tranquillamente lasciando il processore nel socket, nella sua sede, così che si proteggono i pin da un eventuale danno da impatto, che chiaramente magari maneggiando viti e cacciaviti può sempre succedere. Le quattro viti si avvitano direttamente al backplate che è in dotazione sulle stavo per perdere la vita chiaramente, che è in dotazione sulle motherboard. Come vediamo qui ci sono le quattro viti con la filettatura e quindi adesso andiamo a procedere al montaggio del supporto. Come avete visto qui le quattro viti, i quattro fori combaciano, chiaramente ha solo un verso, come vedete in quest'altra verso non c'è verso di montarlo, per cui è obbligato e non si può sbagliare. Le istruzioni sono un pochino così alla carlona. Detto questo, si basta solo riavvitare, non si muove, per cui insomma è una procedura abbastanza sicura, molto semplice e sicura. Vedete, io faccio sentire lo scatto che più di qui questo non avvita, per cui previene le forzature e dà un'avvitatura paritaria in ogni per ogni vite, utile soprattutto per i water block che io ho fatto sempre danni. Ecco qua, questa è stata la procedura per l'installazione. Ora vado con la pasta termoconduttiva e poi rimonto il water block. Voi montate, monterete qualsiasi dissipatore. Questo vi ricordo che è per la serie Intel LGA 1700, in questo caso è un 12900K, e vedremo poi i risultati a fine test. Per ora la situazione è molto semplice, e, insomma, il montaggio è diciamo alla portata di quasi tutti, o perlomeno
tutti quelli maneggiano un attimino, che smanettano un attimino con i PC. Quindi non mi resta altro che rimontare tutto e passare ai test. Grazie. Vediamo ora i test, partendo innanzitutto dalla temperatura ambiente. Questo era quello fatto con la temperatura con il bracket normale e questo invece con l'elec gear, col supportino. Siamo praticamente solita temperatura. Quindi passiamo come test AIDA. Come test ho AIDA con queste impostazioni, stress più, stress if, F più, stress cache, tutti i system memory cache, ovvero sia un test abbastanza pesante. Sulla sinistra vediamo con il bracket normale, sulla destra invece abbiamo col supportino di Alleghia. Come vediamo, allora, innanzitutto la cosa che si nota, io faccio sempre partire a zero il HVIF 64, lo zero prima del test, più o meno, per cui teoricamente anche le temperature in idle dovrebbero dare un'indicazione. Chiaramente non è precisa perché basta poi un attimo, magari salta e cambia. Comunque ho notato che sono leggermente più basse. Andando a vedere nel test le temperature massime, si parla di 2 gradi di temperatura al centro e qualcosa si recupera. Qualcosa si recupera 1-2 gradi anche durante il test. Questo sono di 5 minuti. Quindi qualcosina fa, ecco, 2 gradi sulla temperatura al centro. Quindi andiamo a vedere questo su AIDA. Prendiamo CPU Z. E facciamo il confronto. In questo caso sempre a sinistra abbiamo col bracket Intel, a destra quello col supportino. In questo caso la differenza è leggermente maggiore. E, essendo magari questo è un benchmark molto molto veloce, quindi diciamo le temperature non hanno modo di scaldarsi a lungo andare. Comunque, insomma, la differenza si nota, per dire, in questo caso temperatura al centro sono 4 gradi meno e recuperati 3-4 gradi, perlomeno su questo test, recuperati 3 o 4 gradi. Non è male. Non è male per niente, cioè non è niente di eclatante, ma nemmeno così male. Andiamo a vedere XTU Benchmark, Intel XTU Extreme Tuning Extreme Benchmark, e qui sul benchmark le temperature sempre, no, in questo caso sono invertite, cioè, scusatemi, a sinistra quello del col socket, a destra quello col bracket normale, scusatemi, un invertitore. E anche qui quei 2-3 gradi li abbiamo recuperati. Qualcosa anche
Nidal, se non sbaglio, ecco, mediamente fra tutti i benchmark abbiamo recuperato qualcosa anche lì. Andiamo a vedere lo stress test di 5 minuti, che è indovinato a sinistra, no, va bene, mi dà, me l'ha dato sempre così. Comunque rimane a destra il bracket Intel, a sinistra il quello in alluminio, e qui la differenza comincia a essere maggiore. Sono 5 minuti di test sul CPU stress di Intel Extreme Utility. Qui insomma le differenze sono già un pochino più alte, per cui ho visto che cambia anche a seconda del benchmark. Ora io ho letto, insomma, qualcosina fa, ora io ho letto e ho sentito tanti altri utenti che magari hanno avuto differenze enormi. Io, ecco, tutta questa differenza enorme non la ho. Ho un miglioramento, sì, però ecco, niente di così eclatante. Che c'entra? È anche sinceramente come montaggio lo preferirei al vecchio bracket, però ecco, va compreso anche che non tutti sono esperti da dire magari c'è da cambiare il processore o fare un intervento, dover smontare tutto, alzare. Insomma, è un pochino più, diciamo, per esperti, fra virgolette. Devo dire che, ecco, magari se lo mettessero in dotazione o acquistabile a parte, magari su MOBU un pochino, su motherboard un pochino di un certo livello, magari dedicate più all'overclock, secondo me sarebbe anche un'ottima idea e magari, insomma, ci guadagnerebbero anche qualcosina. Bene. Con questo la parte video è conclusa. Sì, è stato un valido acquisto, si recupera, perlomeno nel mio caso si recupera qualcosa, magari in altri più, in altri niente, però ecco, era un test da fare e non mi ha lasciato così, non mi ha deluso. Mi è piaciuta l'idea, mi piace poi smanettare su queste cose, per cui l'ho fatto con piacere. Magari, non lo so, questo qui, questo è in alluminio, magari ci sono altri che lavorano meglio o diversamente, non lo so, insomma, ecco, con questo i risultati sono questi che avete visto. Per cui vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima. Ciao e grazie.